si era messa bene nel primo tempo, poi la rimonta, due gol da parte dei due attaccanti della Lazio e molti interventi tuoi provvidenziali. Sì, un peccato, un gran peccato, perché al primo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo controllato, abbiamo fatto il gol, anche un secondo gol era valido, hanno detto, e è un peccato perché non siamo riusciti di prendere un risultato positivo di un campo difficile sempre, comunque, però vabbè, ci dobbiamo credere subito e fare almeno il cambio in casa. Una Juventus dei due volti, quella del secondo tempo è sembrata avesse tirato un po' il freno o fosse uscito anche per meriti la Lazio? No, la Lazio è una grande squadra, anche il primo tempo hanno fatto il suo. È un peccato solo perché non abbiamo tenuto un po' più campo, secondo tempo potevamo forse gestire un po' meglio la partita, però è così il calcio, abbiamo un'altra 90 minuti in casa, dobbiamo girare lì. E cosa vi siete detti negli spogliatoi? È poco perché siamo appena entrati, ora si va a casa perché c'è sabato l'altra partita importantissima per noi. Possiamo dire che con le tue parate la Juventus mantiene aperto il discorso qualificazione, oggi sei stato veramente determinante. Sì, mi sentivo bene come i compagni, abbiamo fatto un gran primo tempo e certo un portiere ogni tanto deve fare qualche intervento, però purtroppo hanno fatto due gran gol e merito anche della Lazio perché hanno fatto un secondo tempo molto, molto forte e purtroppo abbiamo incassato quei due gol. Come giocatore della Juventus ti senti toccato e offeso dalle parole di Mourinho? Non lo so che dice perché non leggo mai i giornali e guardo poco. Ha criticato la Juventus. Ha criticato, va bene, intanto noi facciamo il nostro e suo, lui si fa, può fare il suo. Nient'altro? No, non so cosa ha detto, non lo so. Ha detto che alla Juventus sono state regalate tre partite praticamente. Va bene, il calcio è quello e quando lui pensa così magari ha i suoi idee, no? Però a me non c'entra nulla cosa dicono gli altri.